faccio vedere un video che è un po' il riassunto di quello che ho fatto in 5 anni, tempo da 5 anni che io uso Blender, prima usavo proprietari, e poi cominciamo una lezione, principiamo per spiegarvi pian piano, introdurvi a tecniche di modellazione e poi andiamo più avanti possibile. Non c'è l'audio e quindi vi... È tutto Blender questo. Su Linux anche l'editing video, cioè tutto quello che si fa, generalmente le persone sanno, collegano a Premiere, cioè l'editing, tutto faccio vedere subito un altro video che diciamo mostra un cubo, quello che si può arrivare di un personaggio alla quindi questo è Blender, diciamo. Blender è... con Blender io faccio visualizzazione.
mi permette di avere. Espressiva. Quindi, se avete Blender aperto, questa è l'interfaccia della 2.8. 2.8 è uscita ufficialmente poco tempo fa e diciamo che l'interfaccia di Blender, che sembra magari un po', adesso l'hanno abbastanza sistemata, è un'interfaccia fluida, significa che ci sono tante finestre, possono essere modificate, allungate, ingrandite. Non ci si può perdere perché ogni finestra è, diciamo, la stessa finestra. Se vedete in alto, in questa qui oppure questa, c'è questo box, diciamo, dalla quale è possibile caricare all'interno di uno spazio un'altra funzione. Quindi può essere la finestra per costruire degli materiali, oppure la finestra per appunto modellare la 3D viewport. Di default così quando l'aprite. Devo un po' vedere i passaggi di quello che proveremo a fare oggi. No. Abbiamo interfaccia con il nostro bel cubo. Vi spiego cosa sono i modificatori, quindi lavorare con i modificatori, editare la mesh, usare delle funzioni particolari dell'editing di un oggetto, e altre cose, fino ad arrivare perlomeno alla modellazione di un pinguino. Il pinguino è il logo di Linux. Linux. L'open source. Poi se ci riusciamo andiamo avanti creando delle espressioni facciali, rigging, ma non lo so, lo faremo muovere. Allora abbiamo questo cubo all'interno di un'interfaccia 3D nella quale si può ruotare premendo rotellina. Ok, spostandosi avanti e indietro, usando la rotellina proprio come una rotellina, e in qualsiasi momento premere il punto nel tastierino numerico per zoomare sull'oggetto. Vedete? Siete persi? Tu rimani pure qua e approfondisci. Che non hanno il mouse. Allora, mi pare che abbiano pensato anche a questo, andando in Edit, Preferences, giusto? Interface, oppure devo cercarlo, c'è, no, navigation, sì. In input, edit, emulate, numpad. Sì, diciamo che... Anche questo devono, io non so, io non ho mai usato il computer senza un mouse, per cui so che in questa zona sì, certo. Vai, chiedi.
non volevo incasinare. Se hanno, avete problemi di... Quanti non avete il mouse al momento? Quanti non avete il mouse? Due. Installato, messo. Dunque, l'obiettivo di arrivare a modellare un pinguino ovviamente è un pretesto per girare, incominciare un po' a prendere familiarità con l'interfaccia e a capire alcuni concetti di base del mondo della modellazione e di Blender. Avete, cioè, un concetto che sono i modificatori, cioè sulla base di un cubo o di una qualsiasi forma, andando su quest'icona, quella a forma di chiave inglese, accedete a questa finestra sulla quale c'è scritto Add Modifier e dalla quale potete caricare questi, diciamo, sono degli script che modificano l'oggetto. Immaginatevi che questi vadano al di sopra dell'oggetto, cioè attorno all'oggetto, lo modificano dal di sopra, dall'esterno. In questo caso usiamo il subdivision surface, che trasforma il nostro cubo in un cubo suddiviso. Quindi questo modificatore è suddiviso in render, viewport, almeno. Quindi viewport 1 significa che ha un primo livello di suddivisioni, quello che prima era una faccia con quattro angoli, questa viene suddivisa in una faccia con quattro poligoni, quindi ognuna con otto. Lo potete disabilitare il modificatore cliccando su queste icone qua. Questo lo disabilita solo nel momento in cui faremo, nel caso, un render, mentre questa icona lo disabilita il modificatore all'interno della viewport. E poi c'è questa icona che è una X che, come in tutte, toglie il modificatore, lo rimuove. Adesso lo possiamo fare. Facciamo operazione. Quindi Add Modifier, Division Surface. Ora non entrerò nel merito di tutti i vari modificatori, o forse alcuni li vedremo nel corso, perché sono tantissimi e vanno proprio, insomma, mi sarebbe da parlarne 10 minuti per ogni modificatore. Per ruotare l'oggetto. Allora, sì, vedi in alto qua hai un sistema di assi. Tu riesci con il mouse. Non è praticissimo, però ti permette di muoverti un po'. Quindi all'interno di questo modificatore andiamo ad aumentare il numero delle suddivisioni nella viewport. Quindi aumentiamo e lo portiamo a 2. E otteniamo questa nuova forma. Ci siete tutti qua? A questo punto un modificatore può essere, a seconda di come si scelga di lavorare, essere o mantenuto attivo, e quindi si va avanti a lavorare col modificatore attivo sul cubo, oppure in certi casi si dice, io non so, sono molto, come gergo, si dice, io gli dico, si flatta, cioè praticamente si chiude il modificatore e lo si fa in modo che venga praticamente
unito alla, come operazione alla geometria. Quindi cliccando apply perdiamo il modificatore e otteniamo però il risultato definitivo sulla nostra mesh. Abbiamo editato, probabilmente abbiamo editato la mesh tramite un modificatore. A questo punto possiamo usare un altro modificatore molto utile che si chiama Mirror. E quindi teniamo la nostra finestra Mirror. A questo punto voi non vedete niente, in realtà ci sono due sfere una sull'altra. In questo, a questo punto vi introduco un'altra modalità. Allora facciamo così, vedete con la X Mirror, facciamo un'altra cosa. Esiste una modalità, cioè un metodo di modellazione che è proprio, si chiama Edit Mode, si entra dentro l'oggetto e si ha accesso a delle informazioni riguardo questo oggetto, che sono i vertici, quindi selezionando un vertice piuttosto che e qua avete queste tre icone, una fa riferimento appunto ai vertici, la seconda agli edge che sono praticamente l'unione di due vertici, oppure un piano. Ok. Si accede all'edit mode da qua in alto, o se sapete cos'è il tasto tab su un computer? Sì, è questo qua. Ah, un'altra cosa importante che esatto, il mouse deve essere nella finestra, all'interno di Blender, sulla finestra sulla quale volete compiere l'operazione. Perché se vi mettete qui non funziona, se vi mettete qui e schiacciate tab non funziona. Deve essere all'interno della finestra attiva il mouse. Quindi, oppure andate su appunto Edit Mode, Object Mode, e su date Edit Mode, che è la modalità che sto vedendo adesso. Quindi questo è un sistema per incominciare a modellare un oggetto. Cosa da sapere? Qualsiasi cosa abbiate selezionato all'interno della finestra, quindi torniamo fuori in Object Mode. Selezionate la sfera con tasto, provate il tasto destro, ma forse voi avete di default il tasto sinistro. Questa è una questione. Dunque, per tanti anni Blender ha funzionato con selezione tasto destro e negli ultimi tempi è diventato selezione tasto sinistro. Lascio voi la scelta, io sono rimasto tasto destro. In tutti i casi è talmente tanto personalizzabile Blender che, come abbiamo visto prima, basta andare in Preferences, Map. Quindi ripeto, Edit, Preferences, Map. E qui potete decidere voi se selezionare con il destro o col sinistro. Probabilmente se avete installato Blender questa mattina per la prima volta avete left. Se doveste appassionarvi, vi garantisco che qua c'è almeno una giornata di lavoro per divertirsi a personalizzare, cambiare colore, cambiare livello di zoom, dei testi, si può veramente fare di tutto. Allora, torniamo alla nostra modalità Object Mode con selezionata la sfera. Quindi provate il destro, provate il sinistro, quello che vedete. Schiacciando G, che sta per grab, che sta per, potete spostare un oggetto. Ok, schiacciando ESC annullate l'operazione, quindi I ferro ESC lo lascio dove era prima.
invece grab invio col mouse, ho spostato l'oggetto definitivamente. Ctrl Z è un annullo operazione, ritorno a rimettere la mia sfera dove stava all'inizio. Ok. Andiamo avanti. Possiamo vincolare lo spostamento sugli assi. Quello che vedete qui in rosso e in verde, poi ci sarebbe anche un asse verticale, sono l'asse delle X, l'asse delle Y, e in verticale c'è l'asse delle Z che è blu. Quindi schiacciando G, X, spostate l'oggetto sull'asse delle X, ESC, e lo riporto al punto 0. G, Y, vincolo l'asse Y, ok? ESC, porto l'oggetto dove stava. Ci siete tutti? Domande? G, Z, vincolo l'oggetto sull'asse del Z. Ok. Quindi questi comandi G più uno degli assi funzionano anche nella modalità edit mode. Quindi io non tutto l'oggetto, ma entro in modalità edit mode o così o col tab. Ho accesso alle informazioni che vi dicevo, i vertici o gli edge o i poligoni, e li posso spostare. Ah, sì. Sì, no, infatti io chiedo, fatemi domande se avete, se vi bloccate. Si preme G con un click e poi lo si lascia e io sono già entrato nella modalità grab. E poi se decido a questo punto che voglio spostarmi su uno degli assi, non so, l'asse delle X, e vincolo l'oggetto. Allora, e qui quindi io posso incominciare a selezionare un vertice, grab, e sposto il mio vertice. Ok. Oppure seleziono qui in alto un poligono e muovo un poligono. Importante una cosa è questa modalità. Se vedete qui in alto c'è quest'icona che si chiama attiva una modalità che è proportional editing, cioè questa cosa fa in modo che cliccando un vertice, lui nello spostarsi, adesso potete fare G, trascina dietro in modo proporzionale altri vertici. È più, si capisce di più guardando cosa succede che spiegandolo con le parole. Okay. A questo punto voi potete anche decidere quanto interviene questo proportional editing con la rotellina del mouse, sperando che l'abbiate. Se ruotate la rotellina, vedete che questo disco, questo cerchio, vi dà informazioni su quanto state su quando questo proportional editing intervenga a livello spaziale su tutti i vertici vicino a quello selezionato. Potete annullare sempre l'operazione premendo ESC, quindi non Allora, un vertice si seleziona con o il tasto destro o il tasto sinistro, a seconda che Blender sia impostato col tasto destro o col tasto sinistro, e con un click. Non dovete tenere premuto, basta solo input. Siete tutti? Avete domande? E questa era solo un'introduzione. Torniamo fuori dalla modalità Edit Mode. Quindi andiamo qua in alto e torniamo in Object Mode. Facciamo un giro, andiamo a trovare ancora i modificatori di prima. Quindi, se vi siete per caso spostati
questo pannello laterale, icona chiave inglese, object add modifier, stavolta usiamo mirror. Questo modificatore ci permette di lavorare su metà mesh e clonare l'operazione, cioè fare in modo che questa stessa operazione venga ripetuta sull'altra parte della mesh. Allora, abbiamo il mirror sulla nostra sfera, quindi andiamo all'interno della sfera e dobbiamo eliminarne metà, perché adesso lui sta praticamente duplicando la destra sulla sinistra e la sinistra sulla destra. Ok, allora, edit mode, e parliamo di selezioni. Selezioni, prima abbiamo selezionato un poligono o un vertice. Possiamo selezionare più poligoni. Cosa succede? Che se io seleziono un poligono e poi seleziono un altro poligono, perdo la selezione del poligono precedente. Io invece voglio selezionare tutta un'intera sequenza di poligoni. E qui facciamo così. Ci sono tantissimi modi per selezionare in Blender. Uno è, per esempio, schiacciando B, avete questo tipo di selezione. B di Bologna. Se vi sbagliate, ESC e torna. Ah, no, non funziona. Alt. Comunque, il problema è allora, siamo arrivati a selezionare un poligono, ok? Come si seleziona il poligono? Allora, io proverei a cliccarci su con il tasto sinistro e controllando di avere attivata quest'icona blu qua. Quanti non riescono a selezionare il poligono? Tutti avete selezionato un poligono? Che problema? Allora, controlla di avere Edit Mode. Se non hai... Allora, vado avanti. Allora, voi potete selezionare un poligono e selezionando un altro poligono, facendo la stessa operazione, perdete la selezione del poligono precedente. Quindi potete schiacciare CTRL e continuare a selezionare. Okay, quindi questa è la selezione, multiselezione, diciamo.
Oppure, come vi dicevo, schiacciando B di Bologna, attivate questa selezione rettangolare. Quindi provate a fare, quindi Alt A serve per deselezionare tutto. Complicato? Vado avanti? Ok, allora facciamo il tentativo con B. Allora clicco B, seleziono trascinando il mouse, tasto destro, tasto sinistro, non so come avete impostato il computer, e premo Canc. Canc apre questa finestra nella quale devo scegliere qualcosa. Delete, poi Vertex, Edge o Face. In questo caso noi scegliamo Face. Seguitemi così. Cosa succede? Che ho il modificatore che sta agendo su quello che vedo qua. Quindi vado a spegnere il modificatore e vedo quello che sta succedendo effettivamente sulla mia mesh. Clicco ancora B, mi accerto di vedere la geometria avendo l'asse delle X fronte e cancelliamo, a parte che dovrebbe essere impossibile. Allora, fatemi. Non ha il tastierino numerico. Allora mettetevi dall'alto. Tutti avete questo. Tutti lo vedete questo. Come chiamarlo? Il navigatore della scena 3D. Cliccate Z e vi mettete come visto dall'alto. Così cancellate un lato delle mezza sfera. Canc Faces. Lo rifate fino a quando sono state cancellate tutte. Canc. Bene, perché hai attivato questa qua, forse questa icona ti rende la scena o solida o trasparente. Siete arrivati a questo punto? Ripeto, rifacciamo due passaggi. Dimmi. Allora, hai sempre a disposizione Ctrl Z.
hai fino a tipo a 20 CTRL Z. Comunque lo rifacciamo. Tanto noi non abbiamo l'obiettivo di arrivare ad animarlo il pinguino, eh. Possiamo rifare tranquillamente le operazioni. Chi di portare tutti i vertici dentro la sfera. Tradotto significa scalare l'oggetto, tutto l'oggetto sostanzialmente. Ah, ho capito. Sì. Sì, si può, però è un'operazione che si può, certamente. O no? Allora, diciamo, facciamo così, ragazzi. Chi ha avuto dei problemi per arrivare fino a questa operazione, che non è assolutamente un problema, può fare questo. Si porta in modalità Object Mode, ok? Seleziona con il tasto o destro o sinistro, l'importante è che arrivi a selezionare quello che vede, e prema Canch, ok? Che in 5 secondi ritorniamo ad avere la situazione che dovremmo avere, ok? Facciamo anche così da capo. Chi ha avuto dei problemi, che si è fermato, può chiudere Blender e riaprirlo. Ok, così si ritrova anche il cursore. E c'è una cosa da sapere, esiste questa cosa che è un cursore, che è una cosa che serve all'interno di Blender, serve per generare nuove geometrie in un certo punto nello spazio 3D, ok? Schiacciando Shift S abbiamo la possibilità di decidere dove va il cursore, questo cursore, e cliccando questa 1, praticamente fate 1, portate il cursore al centro della scena 3D. Ci siete? A questo punto possiamo generarlo, quel cubo che avevamo all'inizio, andando su Add, qui in alto nel menu, Mesh, Cube, ok? Oppure Shift A sulla tastiera e vedete lo stesso menu, quindi Mesh. Siete tutti? Ok, allora, rifacciamo il volo. Abbiamo il nostro cubo. Add modifier. Subdivision surface. Ok. Viewport. Lo portiamo a 2, cioè lo suddividiamo ancora di più, e clicchiamo apply. E abbiamo la nostra sfera. Ci mettiamo dall'alto, ok? Quindi chi ha il mouse, la tastiera, può premere 7, che sono questi numeri sul tastierino numerico, servono per ruotare, per orientarvi nella scena. Quindi 7, vedete la scena dall'alto, 1 di fronte, e potete ruotare. E 5, andate in modalità o prospettica, o cliccate ancora 5 e lo vedete in modalità ortografica. Quindi se cliccate 5 dovreste vedere una griglia, e cliccando 5 questa griglia dovrebbe sparire. Fate in modo di avere la griglia, cliccate 5 fino a quando vedete questa griglia.
Ci siete? A questo punto cliccate 7 oppure cliccate questo Z blu in alto. Questa cosa ci permette di vedere l'oggetto dall'alto. A questo punto andiamo in Edit Mode come prima. Se abbiamo l'oggetto selezionato, Alt A, B e selezioniamo mezzo oggetto. Facciamo che concordiamo tutti, selezioniamo la parte di destra. E facciamo cancelliamo le facce. E siccome non eravamo in modalità trasparenza, che è questa, abbiamo solamente selezionato le facce visibili, tutte quelle che stavano dietro non le potevamo vedere. Quindi torniamo con 7 o con questo cursore a vedere il nostro oggetto dall'alto, B, e selezioniamo ancora le facce. Canch, Faces. E dovremmo essere a questa situazione. Ci siete? Ok. Quanti sono arrivati ad avere mezza sfera selezionata? Ok. Qua no, avete più problemi. Lo rifacciamo una terza. Io fin quando tutti non l'hanno fatto, continuo. Va bene, non so, ok. Va bene, andiamo avanti. Allora, dovremmo avere questa mezza sfera, essere in modalità Edit Mode, e vogliamo fare in modo che questa mezza sfera venga duplicata. Ok? Quindi, modellando, come vi ho fatto vedere, un vertice, avremo l'altra metà dell'oggetto che si muove di conseguenza. Quindi, usciamo, andiamo in Object Mode, torniamo nei modificatori e aggiungiamo un modificatore mirror, che è qua. Ok? Allora, controlliamo che il nostro modificatore per tutti funzioni correttamente, perché questo modificatore mirror può specchiare ovviamente l'oggetto sia sull'asse delle X, sull'asse delle Y o sull'asse delle Z. Cioè, siccome noi abbiamo questo oggetto che è metà, vedete questa riga rossa che è l'asse delle X, e quella verde è l'asse delle Y che determina la metà destro-sinistro dell'asse delle X. Se abbiamo la nostra sfera che è metà sull'asse delle X, attivando il modificatore mirror su quest'asse delle X, stiamo duplicando e vedendo, okay, l'altra metà. A questo punto, andando in Edit Mode, potete farlo così o col tab, e muovendo un vertice, selezionandolo con il come potete, cliccando grab, arrivo a questa situazione. Ci siete? Vado avanti o domande? Si deforma?
Cliccando, allora, cliccando quello che abbiamo visto prima, un vertice per esempio. Esatto, clicco un vertice. Clicco un vertice, premo G. Sì, scusate. E poi muovo il mouse. Ok. Vedete che cliccando, trascinando il vertice molto lontano, succede che la mesh si apre a metà. Ed è perché questo modificatore mirror di default non fa l'unione dei vertici. Praticamente nella metà abbiamo due vertici, e più io mi sposto dal centro, più vedo che sono in effetti un vertice sopra l'altro. Quindi nel modificatore dovete cliccare clipping prima di toccare i vertici. Quindi cliccando clipping praticamente ottengo una situazione per cui i vertici sono vincolati all'asse centrale. Quindi se seleziono un vertice, premo G, dovreste vedere che tutti i vertici al centro rimangono di dove sono. Ok? A questo punto facciamo un'operazione, siete tutti, che è proprio, incominciamo a fare vero editing questa sfera e la portiamo a essere simile al pinguino. Quindi facciamo selezione multipla come abbiamo visto prima, mettetevi sul lato quello che si edita del vostro modello e cliccate un poligono e poi con il control, tenendo premuto control, cliccate 4 poligoni. Siete? Allora, vuoto l'oggetto, siamo in edit mode, controllate di essere in edit mode, di avere selezionato quest'icona, quella che vi permette di selezionare i poligoni e non i vertici e non gli angoli, e selezionate, voi tutti vedete la griglia in teoria, sì. Okay. Da dove esce l'asse delle X, prendete come riferimento questo punto, cliccate un poligono. Ci siete? Ho premuto CTRL, cliccate tutti gli altri 4 poligoni, 3 poligoni vicini. 1, 2, 3, 4. E stiamo facendo la selezione multipla che avevamo visto prima. Ci siete? Domanda? No. Ci siete tutti? Alzata di mano chi è arrivato ad avere sul monitor questa cosa. Ok. Stefano, dà un occhio, vado anch'io.
Ok, andiamo avanti. Ora facciamo un'operazione che si chiama estrusione. Quindi una volta che ci sono dei vertici selezionati, premendo E, estrusione. Allora, dovete sapere una cosa, io forse sono, cioè, io ho imparato con gli shortcut, si chiamano, quindi con i comandi da tastiera. In questo pannello laterale, forse era meglio se ve lo dicevo prima, però io non conosco troppo bene, perché conosco la lato shortcut, ci sono tutti questi comandi, molti dei comandi che abbiamo visto, non so, come la rotazione dell'oggetto che si può fare da questo cursore qui, piuttosto che con il mouse e la rotellina. Qui avete la possibilità di avere i comandi del cursore, i comandi dello spostamento. In questo caso probabilmente avete anche l'extrude, quello che stiamo per fare adesso con la tastiera, premendo E, che è quest'icona qua. Ok? Quindi quando voi avete selezionato questi poligoni, state estrudendo i poligoni da shortcut, quindi premendo E, oppure potete farlo cliccando quest'icona. Sì. Qualora, esatto, si disattiva il mirror, e infatti è un caso, cioè nel senso è un pretesto per usare i modificatori, però si potrebbe anche partire da un oggetto e muovere, estrudere qualsiasi parte di questo oggetto senza il modificatore mirror sopra. Ok, e dovreste essere arrivati qua. A questo punto vediamo un'altra cosa, che è lo scala. Come il G, che era il grab che sposta le cose, S, che scala gli oggetti, scala i poligoni, ok? Scala tutto quello che è selezionato. In questo momento abbiamo ancora attivo quello che avevamo visto per un attimo, che era il proportional editing, che è quest'icona qua in alto. Disattiviamola, ok? Quindi cliccateci su in modo che diventi grigia. Quindi selezioniamo, controllate di avere selezionati questi quattro vertici, premete S e poi Z, cioè stiamo scalando vincolando sull'asse dello Z. Ok? E scalate abbastanza in modo tale da arrivare ad avere una situazione tipo questa. Oppure si può anche fare questo, ma è un'operazione già più complicata. Preme S o Z e poi un numero. Praticamente lui scala del numero che voi gli date, un po' come in AutoCAD, un po' come in certi software di disegno meccanico. Quindi se fate SZ.1, lui scala 10 volte in più in piccolo. Comunque adesso faccio ESC, scalo a semplicemente Z, scalo in piccolo. Ok. Ci siete? E poi G, Z e porto in giù questi due poligoni, questi quattro poligoni, perché sto facendo le braccia. Andiamo avanti. Rifacciamo questa operazione anche su degli altri poligoni. Quindi in alto qua
Siete? Vado avanti. Cliccate quest'icona della selezione del poligono, vi mettete sotto, quindi potete ruotare, selezionare altri due poligoni, quindi uno, control, seleziono il secondo poligono, e rifacciamo la stessa operazione di prima, clicchiamo E, Z ed estrudiamo verso il basso. Ci siete? Dimmi. Allora, ritorno indietro, CTRL Z, CTRL Z. Siete arrivati qua. Non siete riusciti ad estrudere questi due poligoni? Ok, rifaccio. Allora, selezionate quattro poligoni, ok? E siamo qua. Ripeto, selezionate i quattro poligoni e cliccate il tasto E di Empoli, X, e dovreste estrudere sull'asse delle X. Ci siete? Una volta che avete estruso, dobbiamo scalare questi poligoni, no? E quindi scalare usiamo il tasto S di Savona, vincoliamo il fatto che questi poligoni vengano scalati l'asse solo delle Z, dello Z, quindi clicchiamo Z. Ok, e li scaliamo così. E ci siete? Posso sapere in quanti non ci siete? Non è stato fatto. Aspetta, allora Stefano, vieni tu, visto che dovevamo essere in due, prova a spiegarlo tu con parole tue. Ok. Allora. Allora, chi è arrivato fino a... Aspetta, quindi... Ci siamo. Ok, se premo E. Fare questo. Premo S. Ha l'effetto Star Wars. Cosa succede? Da Star Wars a caramella, metto il punto S e comincio a scalare, quindi e poi
Ok, ragazzi. Ok. Allora, Michele, darvi la pausa. Dico di mettermi. Vedete, fare. Distrutto. No, non è. Fino. Premere di nuovo. Parlo al data globale. Ok. Ok, riproviamo. Selezionare. Perfetto. Mettersi in una vista prospettica. Sento silenzio. Premo e tengo Patrick. Adesso per passare da parte premo di nuovo. Soddisfatto della dimensione premo tasto sinistro. Adesso gambe piatte. Posso fare uguale S prima zeta 0 calalo spazio S come 0 in siamo tutti, alzi la mano chi non dietro e è venuto, diciamo, ok, allora, è venuto, è venuto un colore del genere, per intenderci. Questo grigio. Ok. Passi giù verso il pinguino. Quello che fai basta che ci e verifichi di essere fai essere sicuro di essere solido la seconda pallina. Per facilitarmi la vita, ragazzi, vi chiedo la cortesia quando fermi la mano. Ok, che problema, ok, state va bene, se per curarmi, quindi vuol dire che sono qui, e adesso niente posso, paura. Ah no, ok, guardate le dietro poi le diciamo, estrudo, nuovo, e clicco, guardate, non eseguite, vedo delle mani che si muovono, o state messaggiando, dando il mouse. Poi seleziono la faccia, tale, e l'estrudo. Questo è quello che voglio fare. Facciamo il piedino. Ritorno all'inizio. Estrudo,
zeta, faccio estrudo in zeta, seleziono faccia ed estrudo. Ok ragazzi, ci siamo? Per chi è arrivato in questa posizione, per chi è arrivato al... Ok, si riparte. Adesso seleziono le due facce. Torno ancora più dietro. Ok. Le due facce, estrudo, per passare da Patrick Stella a Pinguino premo di nuovo Z, scelgo il cambio del pinguino e quando sono tranquillo avanti voglio rendere queste gambe pari, quindi scalo tasse Z fino a che diventi di dimensione 0, SZ0. Quando confermo con il... Mi faccio? Allora... Ah, no, ok, scusami, allora... Allora, adesso devo tornare a estrudere queste stesse facce e estrudo tutta la dimensione che avrà il mio piede. Adesso che ho questa parte, adesso io ho le facce selezionate che sono queste. Col tasto di selezione seleziono la faccia frontale e la estrudo. Adesso abbiamo Pac-Man piedi. Piedi. Che abbiano capito male. Perfetto, ringraziate Michele che vi manda. Bene, abbiamo terminato questo direi. Dieci minuti. Yeah,